Salve e grazie per stare con noi oggi e benvenuti al nostro talk digitale il nuovo governo italiano, un'opportunità per una riforma politica ed economica in ritardo. Welcome also to our English speaking audience. You can follow this discussion on Italy's new government, a chance for overdue political and economic reform with the help of the subtitles in this video. But now I'm going to continue in Italian. Io mi chiamo Rachel Zipner e sono project manager per Spagna, Italia e Portogallo nel nostro ufficio qui a Madrid. E sono molto felice di presentarvi i nostri illustri ospiti che si uniscono a noi oggi da Madrid, da Milano e da Roma. Come primo ospite vorrei presentarvi Luca Costantini, dottore di ricerca in scienze politiche all'Università di Bologna e alla UNED di Madrid, e giornalista nel quotidiano online vospopoli.com, dove segue l'informazione del governo. È autore di un libro sulla storia del partito spagnolo, Podemos. Si chiama, in spagnolo, A chi mando io, storia intima de Podemos. Benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Poi vorrei presentare Michele Testoni, è professore aggiunto nella Scuola di Relazioni Internazionali della Università IE a Madrid dal 2013 ed è anche visiting professor nel Global Economy and Social Affairs Master, organizzato dall'Università di Venezia e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro ILO. Inoltre è il segretario della sessione di Madrid del PD del Partito Democratico. Benvenuto. Grazie, buongiorno. È un piacere. Ugualmente. Si unisce a noi digitalmente la professoressa Costanza Ermanin. Lei è Policy Leader Fellow presso l'Istituto Universitario Europeo di Firenze e docente presso il Collegio d'Europa di Bruges. Da sempre insegna in varie università europee il funzionamento dell'Unione Europea e di temi politica pubblica. Anche Costanza è colpita dalla politica ed è membro della direzione del partito Più Europa in Italia ed è stata candidata alle ultime elezioni politiche ed europee. Costanza, grazie per essere qui con noi oggi. Grazie a voi. Ultimo, ma non meno importante, Alberto Mingardi, professore associato in storia delle dottrine politiche alla Libera Università di Lingua e Comunicazione a Milano, svolge un'intensa attività pubblicista ed è direttore generale del think tank Istituto Bruno Leoni a Milano. Professore Mingardi, è un piacere. Alberto, è un piacere. Piacere mio, buongiorno a tutti. Immergiamoci nella discussione di oggi. L'Italia ha un nuovo governo, finalmente. L'ex primo ministro Conte si era dimesso perché le maggioranze per nuovi governi di coalizione non erano una possibilità concreta. Tuttavia, Sergio Mattarella voleva evitare elezioni anticipate nel mezzo della pandemia. Così ha incaricato Mario Draghi, l'ex capo della Banca Centrale Europea, di formare un gabinetto di esperti. Il cosiddetto governo tecnico è un modello collaudato in Italia quando la classe politica frammentata non funziona più. Michele, puoi spiegare cosa significa esattamente? Innanzitutto buongiorno di nuovo. Modello collaudato degli ultimi nemmeno 30 anni, abbiamo avuto questo è il quarto governo tecnico, se cominciamo a partire dal 1993. È una soluzione, l'ultima spiaggia potremmo dire, di un sistema politico ed istituzionale debole che cerca di salvare se stesso e in qualche modo riformarsi. Non dimentichiamo che la storia d'Italia è appunto una storia molto peculiare, istituzioni deboli, che nascono molto deboli, con partiti forti. Succede Mani Pulite, la crisi giudiziaria di corruzione, i partiti si indeboliscono e insieme a questi nascono partiti personali, vado abbastanza
in fretta. Cosa succede? Che a fronte di una incapacità, evidente incapacità del sistema politico, del sistema statale amministrativo e di una debolezza anche del sistema economico, si cerca il mito dell'esperto. Questo in qualche modo ha dei connotati filosofici, storici molto importanti, da Platone, il mito del re filosofo, Carl Schmitt, lo stato di emergenza. Si cerca di avere, soprattutto da un'istituzione considerata come indipendente e di cristallina reputazione, soprattutto la Banca d'Italia, un sistema che fornisca delle soluzioni. Quindi il governo tecnico è quell'insieme di un esecutivo composto in maniera più o meno variabile da esperti, persone di dichiarata fama e reputazione non direttamente collegabili ad alcun partito politico, e in questa fase, come abbiamo visto ieri ad esempio con la nomina dei sottosegretari, la rimanente parte dell'esecutivo composto da membri di quei partiti che sostengono dell'attuale maggioranza, che sostengono questo governo. Se posso una ultima battuta, collaudato sì in termini quantitativi, mi permetterei di dubitare in termini qualitativi, perché l'ultimo governo tecnico che l'Italia ha avuto, per forza di cose, perché il risk premium, no? Lo spread, come si dice in Italia, stava impazzendo, quindi eravamo sull'orlo del tracollo. Gli effetti sia economici che sociali poi di questo governo tecnico, cioè parlo del governo Monti, sono stati abbastanza catastrofici. E ovviamente io sostengo, come penso qualsiasi persona di senso comune, spero, mi aggrappo alla speranza che il governo Draghi abbia successo, però mi permetto, chiudo, di sostenere che questo ricorso a questa variabile esterna è molto pericolosa, perché si mette in dubbio una qualità democratica che è già fragile di per sé. Ed è un passaggio molto delicato, molto più complicato di quello che si sta celebrando oggi. Sì, un passo molto delicato, questo magari è anche una buona frase per il partito politico in Italia. Il nuovo primo ministro Mario Draghi entra con un governo che copre quasi tutto il panorama politico. È una grande coalizione con l'aiuto di esperti esterni, e Draghi ha detto che l'unità ora non è un'opzione ma un dovere, e in passato a volte Italia ha dimostrato nelle emergenze che può stare insieme. Però quasi tutti i partiti che hanno dato la loro approvazione sono gli stessi partiti che fino a poco tempo fa erano proprio in contrasto. E vorrei chiedere come lei vede, come vedete lo sviluppo del panorama dei partiti in Italia. Questo governo che abbiamo adesso sarà in grado di rimanere stabile conducendo il paese fuori della crisi attuale fino alle prossime elezioni regolari del 2023? Innanzitutto buongiorno, grazie ancora per l'invito. E la situazione dei partiti è molto fluida in Italia in questo momento, è anche estremamente interessante secondo me, e d'altronde ricalca un po' ciò che è successo dopo gli altri governi tecnici che hanno marcato delle cesure importanti dal punto di vista della struttura dei partiti. All'inizio degli anni 90, dopo Ciampi, ci fu l'ingresso in campo di Berlusconi, lo stravolgimento del partito politico, l'avvio di una dinamica di alternanza maggioritaria fra centrosinistra e Berlusconi, con una coalizione a destra. Dopo il governo Monti sono emersi i partiti populisti, fondamentalmente l'estrema destra populista e il Movimento 5 Stelle.
Dopo il governo Draghi, che cosa succederà? È molto interessante. Il Movimento 5 Stelle, lo vediamo già adesso, esplode in una parte che va più a sinistra, forse con l'estrema sinistra adesso rappresentata in Parlamento ed essa stessa frammentata in due partiti che hanno deciso di votare diversamente. Comunque c'è un'area, secondo me, di sinistra-sinistra che si ricostituisce. Una parte del governo 5 Stelle, del Movimento 5 Stelle ha una tentazione di mozione centrista e quindi di abbraccio al PD, abbraccio che potrebbe essere mortale. Il PD, si vede, il Partito Democratico, si vede anch'esso in crisi. Proprio ieri ci sono state delle dichiarazioni al vetriolo dei rappresentanti degli enti locali del PD, sindaci e presidenti di regione contro l'attuale segretario Zingaretti, chiedendo un congresso del PD al più presto perché c'è chi non vuole più stare con i 5 Stelle, chi vuole abbandonare questo abbraccio potenzialmente mortale e ritrovare la vocazione maggioritaria del PD. Paradossalmente la maggiore stabilità si vede nel centrodestra, con un'estrema destra coerente a se stessa che non sostiene il governo, con una Lega che si rimette un po' al centro e che magari abbassa i toni per diventare più accettabile e tornare a rappresentare quella classe imprenditoriale del nord che alla fine rappresentava all'inizio quando era separatista e voleva riunirsi al resto d'Europa e lasciare l'Italia del Sud, perché non è che la Lega è sempre stata euroscettica, anzi, diciamo, il primo separatismo guardava al nord e non guardava certo al nazionalismo italico, romacentrico. E il partito di Berlusconi, anche lì, diciamo, Berlusconi avrà prima o poi, purtroppo, per la persona umana un termine e ha un partito molto personalistico. Al centro, in Italia non ci sono i liberali, non ci sono i verdi, ma ci sono dei movimenti piccoli che si candidano a essere il partito liberale. Il mio è uno, c'è Azione di Carlo Calenda, c'è Italia Viva che sicuramente guarda al centro, se non al centro-destra, e poi ci sta, magari finalmente vedremo un movimento ambientalista anche in Italia. Quindi io mi aspetto che nei prossimi anni, può darsi, è verosimile che ci siano le elezioni nel 2022 dopo la nomina l'elezione del Presidente della Repubblica, o nel 2023 troveremo un panorama politico completamente diverso e lì si vedrà quale sistema elettorale ci sarà e in che modo ricomporrà la dinamica dei partiti. Io se posso aggiungere una cosa molto, molto, molto piccola, ogni volta che c'è stato un governo tecnico in Italia, quasi sempre, c'è stato il dibattito a livello politologico del fatto di dire, beh, è possibile che il presidente tecnico, cioè il premier tecnico, possa dopo, diciamo, la conclusione del suo mandato, creare un partito su di sé. Monti ci provò, il risultato è stato piuttosto scarso e diciamo che a mio modo di vedere la scienza politica sempre ha sostenuto che il partito del presidente, il partito del premier in Italia, di un premier tecnico, non è vincente. Per cui nel caso di Draghi, che ci siano le elezioni nel 22 o nel 23, l'idea è che effettivamente sia un po' un traghettatore, no? In Italia c'è questa espressione, diciamo, una specie di una persona che ha dei poteri molto limitati nel tempo e che difficilmente possa dopo confermarsi dal punto di vista elettorale. Penso che sia un'altra incognita, oltre a quella che si stavano spiegando sui partiti politici. Effettivamente è un terremoto, io credo politico in Italia da questo punto di vista, perché tutti i partiti stanno cercando adesso di ricollocarsi. E pensi che l'Italia va a soffrire continuamente di questo cosiddetto tripolarismo composto dal Movimento 5 Stelle, la sinistra centrista e il fronte di destra della Lega di Salvini, Forza Italia di Berlusconi e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni? Io direi che almeno visto dalla Spagna, perché chiaramente i nostri colleghi che sono adesso in Italia ci potranno dare dei dettagli più interessanti, però visto dalla Spagna è molto interessante vedere
Grillo, per esempio, che fino a qualche anno fa parlava, diceva che bisognava, no, fare il referendum sull'euro, adesso diventare improvvisamente quasi, no, è diventato un eurofilo. Eppure Salvini, io penso che il giro, insomma, il cambio di Salvini è interessante. Penso che tutto sommato in quello che stia succedendo in Italia ci sia molto di fondi europei, cioè nel senso che ci saranno 200 miliardi di euro che arriveranno più o meno, insomma, vari momenti e penso che i partiti politici vogliano stare, no, nella famosa sala dei bottoni dove poi si decidono come, quando e perché si danno questi fondi. E poi c'è il caso chiaramente della Meloni, che è l'unica che decide non far parte della festa, penso che dal punto di vista elettorale le convenga tutto sommato fare un po' il nuovo grillo parlante. Posso aggiungere una cosa? Sono ovviamente d'accordo con quanto ho detto. C'è l'esempio anche di Lamberto Dini che cercò di fare il suo Chiaro. partitello fallendo. Io credo quanto ha detto la collega sia esattamente ciò che dobbiamo immaginarsi nei prossimi 2 anni. Io credo che si andrà a votare nel 2023 e purtroppo Draghi non sarà il Presidente della Repubblica. Abbiamo perso un'altra come Monti, un'altra grande opportunità. E ci sarà una enorme riconfigurazione del sistema dei partiti. Io non credo in termini di tripolari, ma rimarremo, mia impressione, magari mi sbaglio, ma su una competizione bipolare, sempre un po' scompaginata, un po' sgangherata, però io non vedo molto spazio al centro. Per partiti al centro che si possono spostare di qua e di là, sì. Il partito bisagra, no? Come si dice in Spagna, ma l'idea di un terzo polo io non la vedo, credo che non ci sia. Posso aggiungere qualche cosa? A me sembra evidente che in questo momento gli effetti più rilevanti della Presidente del Consiglio di Mario Draghi siano tutti politici, cioè il fatto che la Lega Nord ha cambiato almeno in parte la sua comunicazione, ha isolato, o almeno così appare, al suo interno gli elementi più antieuropeisti. E sta cercando, come è stato detto prima, di ricominciare a dialogare con quei ceti produttivi del nord del paese che le hanno, come dire, da sempre dato il proprio favore, che costituiscono una base molto importante. Nello stesso tempo, dall'altra parte, abbiamo, è stato detto in modo molto efficace prima, il Movimento 5 Stelle che si trova in una posizione veramente difficile. Per votare per i 5 Stelle bisogna avere un forte sentimento anti-establishment. Che il partito anti-establishment sia una pietra angolare parlamentare di un presidente del Consiglio che è l'incarnazione dell'establishment al suo grado più alto, ovviamente è una cosa che crea problemi nella militanza. Sono stati ricordati 4 governi tecnici e sono già state fatte delle differenziazione delle sfumature. Io direi questo: abbiamo avuto 2 presidenti del Consiglio tecnici che in qualche modo si sono posti sin da principio in modo più conflittuale rispetto ai partiti politici italiani, cioè Lamberto Dini e Mario Monti, basta vedere la composizione dei rispettivi governi. E a questo punto abbiamo 2 presidenti del Consiglio che invece si sono posti sin dall'inizio in un'ottica un po' più collaborativa, se uno guarda la composizione del governo, come fu all'epoca Carlo Azeglio Ciampi e come è stato ora a Mario Draghi. Non a caso il governo Dini e il governo Monti sono stati 2 governi che hanno fatto il consolidamento fiscale, si sono trovati in una posizione molto difficile. Il governo Ciampi arrivò in coda a un governo, quello di Giuliano Amato, che aveva fatto lui il consolidamento fiscale nell'Italia di allora. Per cui c'è un'attitudine che si respira diversa rispetto al sistema dei partiti, anche perché diversa è l'attitudine rispetto al tema della politica fiscale ed economica del governo. Cosa questo comporterà in termini di riassetto del quadro politico è da vedere. Perché per quanto ci sia una torta che fa gola a tutti e per quanto il prestigio personale di Mario Draghi sia tale che oggi fanno a gara per dimostrare di essere uno più draghiano dell'altro, sappiamo bene che le lune di miele durano poco.
ci saranno grosso modo 6 mesi nei quali questo governo potrà fare delle cose, dopodiché c'è il semestre bianco, c'è il tema tutto politico dell'elezione del Presidente della Repubblica. E ci sarà inevitabilmente una tendenza anche un po' a perdersi di questa maggioranza. Tra l'altro, una maggioranza molto ampia ovviamente dà stabilità al governo, ma rende anche molto difficile delineare delle policy che siano incisive, perché più gente partecipa della maggioranza di governo, soprattutto in un paese come l'Italia, e più è difficile trovarsi d'accordo, per esempio, su una linea di politica economica. Io vorrei continuare con i fondi e le riforme che aspettano l'Italia. La caduta del precedente governo di Giuseppe Conte è avvenuta dopo che Matteo Renzi di Italia Viva ha lasciato la coalizione. Uno dei punti del contendere era l'uso corretto dei miliardi di euro del Recovery Fund Next Generation EU. La critica di Renzi era che secondo i piani del governo i fondi sarebbero stati contribuiti a vari gruppi di interesse, secondo il principio dell'annaffiatoio, invece di essere usati per le riforme che già da tanto tempo si devono fare in Italia per un cambiamento strutturale fondamentale dell'economia, della società e dell'amministrazione. I problemi dell'Italia, come tutti sappiamo, non esistono solo per la pandemia. Allora, che bisogna fare precisamente per usare il Fondo europeo di recupero in modo efficiente, sostenibile, giusto? E come fa ripartire l'Italia politicamente, economicamente e socialmente? E che riforme si devono fare? Chi vuole iniziare a La domanda da un rispondere milione di a dollari, questa forse la domanda domanda, di un milione di forse dollari? la domanda è che Esatto. riforme Domanda a non 200 si devono fare, da miliardi 200 miliardi, esatto, di 200. euro. O quali riforme non si devono fare? Io se posso dire rapidamente, io credo che l'Italia abbia un deficit, tra i vari deficit che ha a livello infrastrutturale importante, noi qua lo vediamo per esempio in Spagna, che il governo spagnolo, lo dico per fare un po' di una comparazione. Il governo spagnolo, per esempio, sta facendo un'analisi molto forte sulla questione delle infrastrutture, perché i soldi sono tantissimi e per riuscire ad attrarre tutti questi fondi tu devi avere una collaborazione pubblico-privata veramente molto efficiente. Quindi devi attivare le grandi aziende nazionali, che sono in realtà quelle che fanno i primi investimenti e che poi recuperano i soldi dell'Unione Europea. Per cui in questo caso penso che l'Italia abbia una grandissima opportunità per ringiovanire un po' le sue infrastrutture che sono oramai, insomma, non vorrei tirare fuori il caso del Ponte di Genova, però insomma, ci sono molte cose che si possono migliorare e che questi soldi possono rappresentare una grandissima opportunità. E io credo che sia questa in realtà la risposta alla domanda del fatto che perché la Lega e Salvini appoggiano Draghi in questo momento, perché si diceva prima di tutto la questione delle aziende del nord, e che penso che Salvini abbia capito che, in questo senso intelligentemente, che c'è una grandissima opportunità e che lui vuole stare presente nel momento in cui si dicono si devono dare a queste aziende o a queste altre aziende per questi progetti o per altri progetti. Chi vuole Io, aggiungere? se posso, perché ho una prospettiva completamente diversa dal collega, quindi la espongo volentieri. Prima di tutto bisogna partire da quelle che sono le linee del piano, no? Già quello che dice l'Unione Europea è chiaro, il 40% dei fondi vanno alla transizione ambientale, il 20% dei fondi vanno alla transizione digitale. Ok, in Italia mancano le infrastrutture? Secondo me non è che mancano le infrastrutture, manca un modo concorrenziale, trasparente ed efficiente di gestire le infrastrutture e di strutturare il mercato delle infrastrutture. Pensiamo all'energia, alle telecomunicazioni, alla mobilità, al trasporto su ferro, il trasporto su gomma, per esempio.
Sono tutte questioni che in Italia si trovano ancora quasi in situazioni monopolistiche, cioè c'è un'apertura di mercato, ma un'apertura di mercato, insomma, un po' così, parliamo della banda larga, c'è stata tutta una discussione, no? Su se TIM poteva fare un merger per gestirla in verticale o in orizzontale. Allora, le infrastrutture servono, ma il problema dell'Italia non è tanto il grado di investimento, i soldi su questo tipo di spesa ci va moltissimo e vanno sempre alle solite persone. Tant'è vero che dicevano tutti, poi non li abbiamo visti i progetti che sono arrivati al governo Conte, che dovevano essere trasferiti all'Unione Europea, però voci dicevano che sarebbero andati ad Eni, che aveva presentato la maggior parte dei progetti. Invece, secondo me, e qui sposo la linea Draghi, perché lui è stato molto chiaro su questo, il problema dell'Italia è un problema di formazione e di istruzione, di ridefinizione delle competenze e di ingresso, attrazione delle competenze dei giovani nel mercato del lavoro. A me fa sorridere vedere due colleghi italiani che lavorano a Madrid, e tutta la mia generazione di PhD italiani lavora fuori dall'Italia. Spero che siano scelte familiari, scelte personali, eccetera, ma in grosso caso non sono scelte di questo tipo. Sono scelte in un paese che non investe sull'istruzione, che paga pochissimo i suoi docenti e che ha un mercato, una struttura dell'istruzione pubblica che non premia il merito, che non ha investimenti sulla ricerca, ce li ha i più bassi all'interno dell'Unione Europea, mentre i suoi ricercatori per nazionalità sono i primi che prendono i fondi dell'Unione Europea per la ricerca e che non ha obblighi di formazione professionale né strutture di riformazione professionale. Per esempio, per passare migliaia di persone dal settore tradizionale dei servizi a settori di nuovi servizi, tecnologie, eccetera. Così come è un paese senza infrastrutture sociali, a partire dagli asili nido, ma per continuare con le infrastrutture che gestiscono le persone anziane. Cioè l'Italia, la Germania e il Giappone sono i paesi più vecchi del mondo e noi non abbiamo un'infrastruttura normale per gestire le persone anziane. E quindi il carico del lavoro di cura ovviamente va sulle donne, comunque va molto sulle famiglie e questo inibisce il potenziale lavorativo di metà della popolazione. Noi non solo abbiamo un disimpiego, come si dice? Avete capito? Comunque, sia un tasso di attività che un tasso di impiego molto basso rispetto all'Unione Europea, abbiamo un gap del 20% fra l'impiego degli uomini e l'impiego delle donne, che è il più alto d'Europa. Allora, le infrastrutture, appunto, secondo me è un problema di regolamentazione, i fondi sono obbligatori e ci andranno. Tutto il resto è un problema italiano più che del resto del mondo che va risolto adesso. Grazie Costanza. Qualcun altro vuole aggiungere? Altrimenti, Sì, Alberto? io penso che siano stati individuati con molta chiarezza alcuni dei problemi del nostro paese. Però dobbiamo anche tenere presente che, come già è stato ricordato, questo è un governo che ha un orizzonte temporale che è quello che è. È un governo che ha dei problemi legati alla composizione della sua maggioranza. Il fatto che sia così ampia non è solamente un bene, può anche essere un problema. E quindi, come dire, io penso che noi non possiamo aspettarci dal governo Draghi una serie di riforme, che attendono, da 20 anni. Siccome, siamo qui che parliamo tra persone che conoscono un po', l'università italiana, sappiamo benissimo semplicemente quanto è scottante e quanto difficile sia anche solo l'idea, di una riforma dell'università. Aumentare il tasso di partecipazione nel nostro paese sarebbe veramente la cosa più importante, aumentare il numero degli italiani che lavorano. Ma come dire, il momento storico nel quale noi ci troviamo, che non possiamo neanche dire sia in coda alla pandemia, perché nessuno di noi ha idea davvero
di quanto dureranno le restrizioni che sono in vigore e di quale sarà l'impatto sulla struttura produttiva del nostro paese, che è composta in larga misura da imprese piccole e piccolissime, che sono uno dei vanti, insomma, questa imprenditorialità diffusa, perlomeno in alcune aree d'Italia del paese, ma in un contesto come questo hanno molte di queste aziende, molte di queste realtà, le spalle piccole per reggere 2 anni, 2 anni e mezzo di attività ridotta per ragioni di forza maggiore. Per cui io, come dire, consiglierei di non avere aspettative eccessive rispetto a ciò che può fare questo governo. Non sarà poco, secondo me, se la logica dell'innaffiatoio che si diceva prima, che comunque sia, c'è sempre quando c'è una distribuzione di fondi di questo tipo, non sarà poco se questa logica sarà in qualche maniera insomma, rimessa in riga, calmierata, contenuta. E credo che una cifra importante, per quanto sappiamo per ora che è poco, dell'approccio di questo governo sia stata sottolineata nel discorso del Presidente del Consiglio dai richiami ai giovani. Questo significa sicuramente istruzione e università, ma rispetto ad alcune cose, quali l'investimento in infrastrutture, significa anche porsi un problema di sostenibilità economica di queste infrastrutture, per cui non diventino, come troppo spesso è avvenuto in passato, grandi investimenti che però per le generazioni successive diventano grandi costi. Posso fare una piccola coda? Sposo completamente la linea realista del collega che ha appena parlato, anche se bisognerebbe essere ottimisti. Io credo che per arrivare alla tua domanda ci sono tre grandi linee d'azione, una economica, una politica e una imprenditoriale, che questo paese, che l'Italia dovrebbe seguire, però che sarebbe, è molto difficile, data la, purtroppo, la grande difficoltà di riformare un paese come l'Italia, dati i suoi gruppi di interessi, la cristallizzazione e la frammentazione del sistema partitico. Per quanto riguarda l'economia, lo ha ricordato Costanza prima, la transizione ecologica, un sistema di ammortizzatori sociali come si deve, questa è la maggioranza che, come è stato ricordato, che appoggia Draghi, quella che ha approvato prima quota 100, il reddito di cittadinanza, cose che non stanno né in cielo né in terra. Guardiamo come è stato fatto prima, no? Il caso spagnolo, un sistema di ammortizzatori sociali che funzioni davvero, più o meno, però perché accompagni tutte le generazioni. E soprattutto le donne, che è il grande, secondo me, i giovani e le donne sono il grande elemento di sofferenza del paese italiano, che hanno bisogno di un accompagnamento. Una riforma fiscale, delle nuove tecnologie. Secondo, bisognerebbe, se prendiamo davvero, questa parentesi di 2 anni più o meno che ci viene davanti a noi, c'è un drammatico bisogno di tornare a riformare la Costituzione, ma non nella maniera populista che è stato fatto a settembre col referendum, un taglio lineare dei membri del Parlamento, ma la grande riforma dello Stato che è la forma di governo. Questo è perché se no noi continuiamo, abbiamo cambiato un numero X di leggi elettorali, ma la forma di governo rimane sempre quella, i governi rimangono costantemente deboli sotto ricatto di gruppuscoli parlamentari e di questo non se ne esce. Dubito però, come è stato detto, che questo Parlamento abbia la forza di farlo. Terzo, e concludo, come è stato detto prima, io penso e spero che il governo Draghi abbia, non guardi tanto a Monti ma quanto a Ciampi, il quale fu nel lontano 1993 colui che introdusse il sistema della concertazione. E perché una maggioranza così grande bisogna farla, come dire, essere produttiva. E concertazione, secondo me, oggi, come ho detto, è un'industria troppo piccola, troppo
il nord-ovest ormai ha perso quasi tutto, il nord-est dell'Italia ha distretti super internazionalizzati ma troppo piccoli. Occorre una politica industriale a medio-lungo periodo, che di nuovo io non so se questo governo, questa maggioranza è in grado di farla, per agganciare l'Italia a quello che già stiamo vivendo noi oggi, una profonda trasformazione tecnologica e ambientale. Il mondo di oggi è popolato da grandi potenze, la ricchezza si sta muovendo, l'Italia corre il rischio di essere non più un paese di una media potenza, ma di scivolare sempre di più nella scala delle gerarchie mondiali, e questo è drammatico. Quindi io mi auguro, però cerco di essere realista. Allora, l'avete già detto prima, la questione della parità di genere, e vorrei parlare un po' dell'aspetto femminile, dell'empowerment femminile. Le epidemie passate hanno mostrato un approccio gender blind nelle politiche e i bisogni delle donne spesso non sono soddisfatti alla causa della mancanza di una rappresentanza femminile nelle posizioni decisionali. Un problema che sarà accelerato della ricaduta economica di questa crisi. Costanza, io ho letto che fai parte del progetto Prime Donne, un altro genere di politica, un progetto che intende promuovere un nuovo modo di fare politica. Sono molto, molto curiosa, che pensi? Come possiamo assicurare che la questione della disparità di genere sarà affrontata? Grazie, grazie mille per la domanda. Però rispondo con una provocazione. Secondo me le domande sull'empowerment femminile e la parità vanno fatte agli uomini, non alle donne, perché è molto più importante la loro opinione e il loro parlarne che non quella delle donne stesse, in particolare quelle che fanno politica e studiano anche queste cose. Quindi invito gli altri a rispondere su questo. Due cose. Prime Donne è una scuola di politica che ho fondato lo scorso anno, dopo essere stata gettata in politica dalla richiesta di alcune persone, di Emma Bonino, di candidarmi per le elezioni e dopo aver testato l'ambiente politico, in particolare quello italiano. Non mi occupavo di questioni di genere prima di rientrare in Italia, assolutamente. Invece la situazione mi è esplosa in faccia ed è diventata un'urgenza. E quindi l'anno scorso abbiamo fondato questa scuola di politica finanziata da Più Europa. In Italia c'è un obbligo di legge che ricade su tutti i partiti politici registrati di destinare il 10% dei fondi mediati dallo Stato, del 2 per 1000, a iniziative per la partecipazione politica femminile. Con questo abbiamo fatto una scuola di politica, in cui 23 donne di tutte le età hanno fatto delle lezioni di empowerment, di come funzionano i partiti politici, come funzionano davvero le elezioni, cioè ti offrono un posto, è eleggibile oppure no, devi dire di sì oppure no, quanti soldi ci devi mettere, quali sono gli schemi delle direzioni dei partiti, ma anche comunicazione, eccetera, eccetera. E la conclusione mia che ho tratto da questa scuola, oltre ad aver formato un gruppo bellissimo, è che non c'è nessun bisogno di fare il training alle donne. Non ce n'è assolutamente alcun bisogno. Il bisogno sta nel mettere in rilievo il fatto che il modo in cui si acquisisce la leadership di partito, in cui si mantiene fortemente difensivo, è modellato su una leadership politica maschile che dura da 4.000 anni e che è basata sul cameratismo e su anche un certo modo di trattare le persone. L'anno scorso abbiamo fatto anche un sondaggio su 1.000 persone, ce l'ha fatto OMG Acqua. Gli chiedevamo: ma perché secondo voi le donne non fanno carriera politica? Il 70% fra uomini e donne hanno risposto: la vita di famiglia, è difficile conciliare con il lavoro e l'attività politica. Sempre il 70% delle persone hanno risposto: in politica c'è molta discriminazione di genere.
Allora, l'ultima domanda era che cosa c'è da fare? Difficile da dire. Parlate voi da uno dei paesi più egualitari, in senso di donne implicate in politica. In Spagna c'è un 50% al governo, il 40% nella Camera bassa, insomma, numeri che non si vedono neanche dove c'è stato un primo ministro donna per 15 anni, come la Germania, che non si vedono assolutamente in Italia e dove, benché ci fossero grandissime aspettative per il governo Draghi, che poi non è un governo tecnico alla fine, no? Perché tutti i ministri e i sottosegretari sono politici, poiché i partiti politici non sanno esprimere una leadership femminile perché si difendono fortemente dal rinnovo della leadership, non ci sono donne praticamente al governo o contano i numeri irrisori o hanno ministeri senza portafoglio. Quindi non c'è stato nessun passo in avanti ed è grave perché la rappresentanza è importante per la democrazia. È molto importante riconoscersi nei propri leader e in secondo luogo perché c'è una questione femminile che già sollevato io prima, è stata sollevata il carico del lavoro di cura e soprattutto un divario di 20% nel tasso d'impiego fra donne e uomini. In dicembre 110.000 persone hanno perso il posto di lavoro in Italia, 90.000 erano donne, basta questo, insomma, credo. Grazie Costanza. E qualcuno dei signori presenti vorrebbe aggiungere Io, se qualcosa? posso, rapidamente, no, dire che prima effettivamente si faceva riferimento alla questione dell'ecologismo, no, sempre tornando un po', perché chiaramente se parliamo di crisi del coronavirus, e adesso stiamo parlando chiaramente il governo Draghi viene soprattutto per gestire alla fin fine i fondi europei, quindi bisognerà vedere tra i progetti sociali effettivamente dove si possa incidere. Speriamo che sia evidentemente in ambito dell'uguaglianza di tutti i tipi, uomo, donna, ma anche non so, l'inclusione dei collettivi, dei migranti e di tante altre questioni che effettivamente fanno diventare un governo tecnico, in teoria un governo tecnico-politico sempre, perché oltre alla questione dell'uguaglianza, diciamo, tra i generi, ci sarà adesso l'estate, vediamo cosa farà il governo Draghi, per esempio, quando incominceranno ad arrivare i migranti, come ogni anno. Nei porti del sud dell'Italia, questa sarà un'altra bella domanda. E io penso che effettivamente vedremo se la crisi del coronavirus e la questione politica europea e italiana diventa un clivage anche da questo punto di vista, c'è cioè una linea di rottura, una linea di frattura rispetto a quali sono le priorità dell'agenda politica. Cioè io penso che in questo senso non ho risposte, nel senso che bisognerà aspettare dalla politica che ci dica se alla fin fine la priorità diventa semplicemente ripartire con l'economia, perché c'è tantissima gente che ha perso il lavoro e quella spinta di un nuovo femminismo che noi qua in Spagna abbiamo visto, l'anno scorso, 2 anni fa, ci sono state delle manifestazioni incredibili, veramente storiche, no? Del femminismo per numeri di persone a livello di coscienza pubblica. Vediamo se queste si traducono adesso, dopo il coronavirus, in politiche pubbliche o se semplicemente erano state, diciamo, un fulmine a ciel sereno, ecco. Ok, grazie. Mancano due domande. Allora voglio continuare con la questione della fiducia nella politica italiana. In Italia la sfiducia dei cittadini verso lo Stato è profonda e le istituzioni sono tradizionalmente deboli. Il tradizionale sistema dei partiti è stato scosso dall'erosione della democrazia e dello Stato di diritto da parte dei movimenti populisti di sinistra e di destra. Troppo spesso, almeno sembra anche a me, l'elite politica è guidata da interessi personali invece che da criteri per il bene comune. Anche prima che entrasse in carica Draghi aveva già ricevuto molti elogi come salvatore della nazione in un'emergenza estrema, un po' il contrario come con Conte, no? Finché avrà denaro da distribuire sarà un eroe, posso immaginare, però quando le casse saranno vuote avrà più difficoltà. Come
che possiamo fare? Come possiamo ripristinare la fiducia della gente nella politica in Italia? Alberto, ho pensato se magari vorresti tu iniziare di rispondere a Ma questa domanda. noi siamo un paese che, come dire, ha un'attitudine molto realista su tanti aspetti rispetto alla politica. Del resto siamo un paese di Machiavelli. Ogni tanto questo realismo confina col cinismo. Le istituzioni italiane sono deboli per ragioni storiche, sicuramente. Non è un problema che sia nato con la vittoria dei partiti populisti alle ultime elezioni. Insomma, questi sono semmai un sintomo. Questi partiti sono riusciti a imporsi all'epoca con una narrazione molto efficace, una narrazione fortemente anti-europea, però era anche il rovescio della medaglia di un lungo periodo nel quale la classe politica italiana ha usato la retorica del vincolo esterno per cercare di fare passare alcune riforme con alterni successi. Credo che se c'è un aspetto sotto il quale questo governo forse può essere veramente diverso dal precedente, dai precedenti, è riportando un po' di garbo istituzionale. Mi sembra che abbia già cominciato, insomma, andando in quella direzione. L'Italia poi è un paese, come tutti, alla fine, di contraddizioni, no? Nelle stesse elezioni politiche che vedono andare benissimo i partiti populisti, l'esponente più popolare del Partito Democratico, non giocato granché in quella campagna elettorale, era Paolo Gentiloni. Quindi in Italia c'è sempre, come dire, una forte critica nei confronti delle istituzioni, ma è anche un paese nel quale ogni tanto si affermano dei leader politici che incarnano quelle stesse istituzioni. Quindi forse una differenza di stile può essere qualcosa che ha un impatto nel nostro paese. Certo è che dobbiamo ricordarci che le sfide e i problemi con cui ci confrontiamo oggi in un paese che ha pagato e sta pagando così tanto l'impatto della pandemia e delle restrizioni sul piano economico e della tenuta sociale, diciamo così, non è proprio il contesto ideale per rinsaldare le istituzioni, è un contesto nel quale ci si aspetterebbe semmai una reazione di ben altro tipo. La classe politica sicuramente è un pezzo di questo problema, ma in generale è tutto il discorso pubblico nel nostro paese che è diventato presentista, che ha espulso la categoria dell'argomento dalla discussione, che è, diciamo così, talora anche in un modo veramente surreale, incastrato sul retroscena, sul leader, sulla storia personale che diventa politica, eccetera, cose che esistono dappertutto. La politica è un grande spettacolo in qualsiasi contesto. Nel nostro paese questa spettacolarizzazione sta mostrando, insomma, che gli sceneggiatori a disposizione non sono granché, non lo sono stati, perlomeno nell'ultimo periodo. Certo è, su questo concludo, che un Presidente del Consiglio che si segnala per esperienza istituzionale, per garbo, anche per uno stile diverso, avrà innanzi una sfida molto impegnativa, perché con tutte le sue assai rilevanti esperienze non si è mai trovato a dover fare la cosa che un Presidente del Consiglio non può non fare, cioè parlare direttamente alle persone, sviluppare empatia con i singoli cittadini. E per quanto questo sia un Presidente del Consiglio che per la sua storia ha un'attitudine a decidere importante, sa sicuramente gestire molto bene le riunioni, è abituato a vertici ad alto livello, eccetera, 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 dovrà anche trovare una sua cifra comunicativa per parlare direttamente con gli italiani. Può non rilasciare interviste per un po' di tempo, speriamo che non si metta a fare dirette Facebook a ogni piè sospinto, però a un certo punto con i cittadini dovrà cercare di parlare.
argomento molto importante, penso. Vorrei concludere con le relazioni dell'Italia con l'Unione Europea, con gli altri membri della Unione Europea. Luca, tu come giornalista segui da vicino la politica non solo in Italia, ma anche in Spagna, uno dei partner europei dell'Italia, ovviamente. Cosa succederà oggi, ora? Che vuol dire il nuovo governo per la integrazione dell'Italia nel progetto europeo e che effetto avrà questa nuova situazione? Beh, io quello che posso dire è soprattutto sulle relazioni bilaterali, no? Italia-Spagna, perché noi insomma, è il nostro settore. E, devo dire che visto dalla Spagna, cioè dal governo della Spagna, il nuovo governo Draghi insomma, ha creato un attimo di perplessità per due ragioni soprattutto. Io direi che uno è l'effetto esterno e l'altro è l'effetto interno del governo Draghi. L'effetto esterno è il fatto che la Spagna ha un problema come l'Italia di deficit pubblico altissimo, per cui c'è un problema diciamo, strutturale dell'economia, del sistema paese, no? Come si dice in Italia, e c'è il fatto che Conte, il Premier Conte, era un alleato strategico di Sanchez, cioè nel senso nell'ultimo anno, negli ultimi mesi, Sanchez e Conte si presentavano quasi sempre a Bruxelles. E facevano, diciamo, gruppo per dire agli altri partner europei che bisognava appunto cercare di aumentare i flussi dei fondi europei per recuperare due economie che sono state veramente molto colpite dal virus, dal coronavirus. Quindi c'era insomma, una specie di piccolo matrimonio, no? Tra questi due politici e adesso è arrivato Draghi. E quindi cosa succede? Che la Spagna ora ha un po' paura che Draghi alla fin fine, invece di passare sull'asse mediterraneo, Italia-Spagna, l'asse bilaterale, che è sempre stato assente in realtà, anche se siamo due paesi veramente quasi gemelli, che Draghi ritorni a cercare la sponda franco-tedesca e che lasci un po' la Spagna abbandonata a se stessa. Quindi c'è questa preoccupazione, no? Cioè nel senso la Spagna dice, oh, adesso vediamo cosa succede con il nuovo governo Draghi. L'effetto esterno. L'effetto interno qual è? È che per quanto dall'Italia io mi rendo conto che ci sia molta perplessità ed è logico perché i governi italiani sono sempre stati molto deboli e di Draghi non sappiamo quanto possa durare, però visto dalla Spagna, dai politici spagnoli, quello che si vede è che mentre la Spagna è chiusa in una logica di lotta partitica sfrenata, durissima, le sessioni insomma, nel Parlamento praticamente oramai si arriva a insulti diretti, cosa che in Spagna è una novità, e vedono che a un certo punto c'è un governo di concentrazione nazionale in Italia dove praticamente l'80% dei parlamentari sono d'accordo e in teoria cercano di partecipare su quella che è la ricetta per riuscire ad uscire dalla crisi. E quindi il governo Sánchez tutto sommato ha un po' paura in qualche modo che ci sia una tentazione di qualche settore politico, economico importante in Spagna di proporre qualcosa simile, diciamo, al governo di concentrazione nazionale. La grande domanda che si fanno in Spagna è: ma noi ce l'abbiamo un Draghi? E la risposta che si danno è: no, non ce l'abbiamo. Per cui è un po' la situazione al giorno d'oggi. Molto interessante. Qualcuno vuole raggiungere qualcosa per concludere? Sì, io volevo, Io se volevo. posso, sottolineare questo effetto collaterale, non so se ancora negativo o positivo, sottolineato da Luca, è che finalmente, dopo tanto tempo di assenze, malgrado le nostre profonde, tra Italia e Spagna, interdipendenze economiche, turistiche, sociali, si era formato questo asse mediterraneo. Sia da una prospettiva, diciamo, intellettuale, accademica che politica, finalmente. La reazione di molti è finalmente Madrid e Roma giocano insieme, c'è l'asse dei paesi dell'Europa dell'Est, c'è ovviamente l'asse franco-tedesco, la Brexit può significare un avvicinamento strategico tra Roma e Madrid. Cosa succede adesso? Come dire, finalmente l'Italia torna all'europeismo, a un atlantismo di sorta,
Però chiaro, ripetere il tentativo dell'Italia di essere, noi siamo il paese fondatore, vogliamo giocare alla pari di Parigi e soprattutto di Berlino, chiaro, c'è, come dire, il briscolone, no? Avrebbe detto Bersani. E non so se questo può essere un punto di svolta. Anche, e ultimo punto, se guardiamo i sondaggi più recenti degli italiani e la politica estera, c'è un dato secondo me estremamente preoccupante, che è quello del 2020, cosa pensano gli italiani della Cina. La media italiana è l'unico paese occidentale che, nonostante la pandemia, chiudo qui, l'immagine cinese è migliorata. Questo non succede in nessun altro paese dell'Occidente, in Germania, in Francia, Stati Uniti, in Canada, in Spagna, in nessun paese occidentale l'immagine cinese è o stabile o soprattutto peggiorata. In Italia è migliorata. Questo cosa significa? Questo significa campagna elettorale. Quando uno guarda la politica estera, in un momento populista, l'aspetto interno gioca un ruolo molto più importante, quindi qual è l'interesse nazionale. Siamo un paese di contraddizioni, non vorrei che queste contraddizioni arrivassero a un livello quasi schizofrenico. Quindi questa è la mia grande paura. E io vorrei tanto che il governo Draghi avesse la intelligenza di guardare tanto a Parigi e Berlino, come deve essere, senza dimenticarsi di Madrid, perché un asse europeo forte, mediterraneo forte, contribuisce a un'Europa forte. E i problemi sono enormi, allora il nostro futuro è che lavoriamo insieme. E il cambiamento dovuto alla crisi può essere spaventoso, ma può anche portare ad un miglioramento, penso. Vorrei ringraziarvi tutti per aver partecipato oggi nel nostro evento. Grazie mille, Costanza, Alberto, Michele, Luca, grazie Grazie. mille. Il nostro motto della Fondazione Friedrich Naumann per la Libertà è Restart 21 e se volete sapere di più date un'occhiata al nostro sito web, al canale YouTube MDGO by Friedrich Naumann Foundation, alla pagina di Facebook dove sono in arrivo altri eventi online.